Ma ora non ci faccio niente se clicco qua, no? La tua morte sarà vendicata in un nuovo episodio che partirà dalla cattedrale livello 2. Probabilmente scopriremo almeno se una volta rientrato in game dopo essere uscito dal gioco riprenderà di nuovo generando randomicamente il livello e ridandoci mostri da uccidere, ma ehi, questo è Diablo. Ovviamente ci ha fatto tornare in città. Vabbè, l'ho detto che Diablo è Diablo, insomma, signori. Abbiamo i nostri soldi, abbiamo già venduto tutto, quindi torniamo a un livello 2 ex novo. E ci ho pensato, credo che sia bene in realtà esplorare. Io ho già ucciso qualcosa? Non mi pareva, infatti quella camera è nuova. Vedo già dei corpi. Trappola! Mi ha preso in pienissimo. Ok, siamo relativamente vicini al livello, quindi no panic. Ci ho pensato, dicevo, alla quest del Poisoned Water Supply. Se dovesse essere l'accesso da questo dungeon, tanto varrebbe in realtà, oh cazzarola, farlo. Ci potrebbe essere un altro waypoint da qualche parte. Possiamo prenderli da qua, vero noi? Fatemi livellare. Non è vero, siete troppo... Ok, lì c'è un'elite. Ok, finché sono a porte chiuse, sfruttiamo la questione. Questa è una cosa buona dell'avere una ranged build. Oh, cazzarola! E l'ho anche visto che c'era... Scusatemi, ovviamente inizio un episodio con tosse incipiente. Ho visto che c'era trappola. Perché ho preso un dagger? Sai che vi dico? La full healing potion che ho appena preso. Sto per dire me la bevo, ma abbiamo ancora abbastanza spazio. Ah, poi non l'ho neanche presa. Scroll of Identify. Oh, questa era più utile. Book of Telekinesis. Questa addirittura Magic 33. Dovrei smettere di prenderli perché valgono davvero poco. Cioè, prenderli no. Magari c'è qualcosa che avrei potuto utilizzare, ma... speriamogli dalla distanza qui, eh. Abbiamo praticamente livellato. E quello è un Elite Shadow Bite. Che verrà ucciso brutalmente dall'altra parte di una porta chiusa. Un altro oggetto. Penso sia epico. Raro sono quelli blu. Large Axe. E tanti soldi. Io ho livellato in tutto questo, ovviamente, ma. Ora, subito che ci riprendo le botte. Venite, venite. No, cioè. Venite, venite. Venite poco per volta e. In fila indiana. Ah, se, davvero, cioè, spero che ci sia tipo frecce che trapassino, dovrebbe essere un must. Guardate con l'aumentare dei livelli comunque come i ragazzi inizino a cagare fuori molto più oro. Questo fa molto piacere. Ora, facciamo un passino indietro. E guardiamo le nostre statistiche. Allora, damage 5-9, no? 6-10. Ovviamente questo non basta, però il DPS sta salendo lentamente, anche perché non stiamo cambiando arma. Mappa ci dice... C'era qual... Non c'era molto di qua, vero? Qui era chiuso. Era solo perché questo angolo non l'avevamo minimamente esplorato. Infatti c'era una small chest. 9 gold non ci hanno però cambiato la vita. Mi viene spontaneo tenere premuto tab quando è palesemente non necessario. E tu dove... Pensavo di aver controllato tutta quest'area. Lì era un cocktail esplosivo
di barili. E qui c'è la trappola. Vediamo se è una di quelle che si riesce a evitare. Oh, c'era un'armatura che mi interessava. Ragazzo. Ho ucciso una marea di gente. Lì c'è un arciere. Cioè, questi sono i primi nemici ranged che troviamo. E per noi sarà la fine, perché mentre... Cioè, il bello di essere ranged in genere è che... Esatto. Che tiene a distanza i melee, ma invece sei un bersaglio incredibilmente facile da colpire per altri ranged. Ok, aia. Questo potrebbe cambiare un pizzico la situazione. Ok, non avevo pensato a questo palese punto debole della strategia. E non abbiamo un regen della vita, e questa è la cosa davvero importante da ricordarsi. Non ho preso la Quiver Armor, poi. Cazzarola. Sento, ma c'è una freccia da qua sotto, ma chi è che mi spara da qua? Ah, ecco, ce n'era uno nascosto qua dietro. E vi dico, adesso le healing potion, temo che sia... stia per arrivare il momento di utilizzarle. Questa invece perché l'ho presa? Ok. Quilted armor. Prendiamola giusto per... capire un attimo il tutto. Non mi sparate frecce, bastardi. Armor 7. Quella nostra fa 12 di armor addirittura. L'avevo sottovalutata grandemente. Frost Shard. Non ci sarà mai niente che potremo utilizzare, probabilmente, considerando il livello di mana a cui ci stiamo attestando. Allora dovrei trovare un modo per... Ok, non era quello che volevo fare! Così siamo in un piccolo impasse, vero? Io arrivo a colpirvi poco, inclinando leggermente la freccia. Ok. Dobbiamo agire d'astuzia. E non ho niente ad aria. Si vede che davvero neanche mi seguono. Non si fanno chitare minimamente. Beh, stoici. Pronti con le cure. È andata bene. Short Staff of Inferno. Ma c'è qualcosa di vivo qua che si muove? Che diavolo? No, è l'effetto di una fiamma, forse? Library Tome. No, ecco, ci stava qualcosa. Scroll of Identify. Loro sono sempre comode. Ci dice davvero poco. Non è neanche magica, quindi... Bye bye. Io vorrei poter approfondire la nostra visita del secondo livello, visto che già ci siamo tornati. Oddio, quanti arcieri. Movimento sensuale. Dobbiamo fare in modo di non stare fermi troppo a lungo. Comunque ci stanno menando. Abbiamo scoperto la nostra nemesi. Di base non c'è niente di male nell'usare pozioni. Il punto è che non ne abbiamo tante. Speravo davvero di non doverlo fare, ma... Ehi. Sash. Guarda com'era lui in fingardino. Preferivo il secondo livello della partita precedente, bastardi. Immagino che sia giusto così. Oro e oro. Altri arcieri. Dove? Neanche ti vedo. Sento le vostre frecce, ma non vedo i vostri corpi. Vedo che è da là, tipo. Ma anche lui da quanto lontano mi spara? Pensavo di essere io il
Questo è grosso. Una buona ascia con cui non ci faremo assolutamente nulla, ma quantomeno identificheremo e venderemo. Dove state? Eccoti là, bastardo. Questa c'è una trappola. Mi sto sempre con quel secondo di inquietantissimo ritardo. Non dovrei farlo vicino ai barrel che potrebbero esplodere. E io continuo a fare quello che dico che non andrebbe fatto. Perché sono fondamentalmente un po' pigro. Poi giocare la sera dopo il lavoro non aiuta. Questo è un altro... vedevo che c'aveva un qualcosa di inquietante nel suo incedere. Mi muoia lontano, grazie. Short staff of firebolt, almeno questa è magica. E delle robe, ma... No, no, adesso ci arriviamo over there. Allora, apri. Come siamo messi? Qui ce n'è qualcosa che esploderà tantissimo, vero? Abbiamo visto che ci toglie quasi metà vita. Dato che la nostra build non è incentrata molto sulla vitalità. Certe cose dobbiamo prestare un pizzico d'attenzione. Ora, noi siamo qui. Si poteva andare a nord... ma è enorme poi comunque, Niente trappola. E questo è bene. Via dal barrel quando gli spariamo. Ok. Ok, qui si scende. Sapete cosa vi dico? Che la tentazione di scendere è forte. Ma come vi ho detto, volevo capire se ci fosse un altro livello per la quest qui. E nel caso sarebbe, secondo me, Hunter's Bow è come il nostro, ma il nostro è magico, quindi... Però potrebbe essere di livello molto più alto, anche se non magico, vediamo. Va da 2 a 6, quindi no. Ah, ma il nostro non è magico. 22 di 40, 14 di qua. È comunque una schifezza. Queste sono magiche. La sash non è magica, ma ha un armor class comunque da 3, quindi non ci interessa. Ok. Non mi pare ci sia... Oh, mamma mia, non so come abbia fatto a mancarmi quella palla di fuoco. Ma ehi, più che benvenuto il miss. Ok, quello è giù a livello 3. Andiamo giù tutto quanto verso quello che potrei definire sud-est. Anche se non ho idea in realtà quale sia il vero orientamento dei punti cardinali. Mi ero perso un sarcofago. Ok. Questi pure speriamo. Già. E noi siamo arrivati da lì. E qui è pieno di non morti. Con un pack di più tosti. Full healing potion e healing potion. Questa volta iniziamo a prenderle, signori. Perché secondo me abbiamo capito che esistono mostri che ci possono danneggiare dalla distanza. E quello sarà il nostro vero punto debole. Quello e nemici molto veloci. No, non la barra da qua. Ok, non è esploso, ma non potevamo saperlo prima. Eccoli, bastardi. Dove stai? Non ti ho visto e non ti ho ucciso, vero? Qui? È la seconda volta che entriamo in una di queste e non c'è nessuno ad attenderci. La cosa mi inizia a insospettire in qualche modo. Allora, sono almeno due arcieri. Dove? Dove? Bastardi. Eccoti, ti ho visto. Sei troppo distante forse per me, sai? Eccolo qui il water passage. Dicevo che secondo me era qualcosa che si sarebbe ripresentato nel dungeon. Ed è assolutamente nostro obiettivo esplorarlo a questo punto. Dopo attenta riflessione. Ti ho sentito. Infatti non ti avevo visto. A
Per fortuna che come buona parte degli zombie non si capisce tra l'altro come tu faccia a emettere dei suoni, visto che tecnicamente o non hai corde vocali o se le hai comunque non respiri, ma... Ehi, a ognuno i tuoi misteri. Quanti altri arcieri ho mancato? Ce n'è uno lassù? Dammi i soldi. Spiked Club. Non ti posso usare, ma ti razzierò. E... qui mi aspetto cose brutte, invece. Mamma! Molto brutte. Però sono morti. Non tutti. Vieni qua, vie. Ok. Libri. Scroll of Resurrect, che devo ancora capire quale sia il suo vero quid. Mentre Identify è molto chiaro. Book of Healing. Mamma mia i suoni. Come si arrivava in questa stanza? Dalla porta. Dalla porta, mia giovane Cirella. Oddio, quanti siete. Non retrocediamo questa volta. Rimango stoico sulla porta. Che secondo me questi, col fatto che hanno l'istinto di fuggire dopo che muore uno, è anche gestibile dall'uscio. Voilà. Questo suono è inquietante assai, comunque. Questo... Holy Bolt! A parte che non ho più da tenerlo. Davvero non so le Scroll of Healing quanto curino, ma... Ok. Tra l'altro qui non si possono girare gli oggetti con il tasto destro similari, vero? No. Che non ho più spazio, il che mi farebbe venire voglia di andare a vendere. Ma credo che frenerò questa mia voglia per andare a esplorare quest'area comunque. Magari poi finito quell'area ne riparliamo meglio. E qui? Purify Spring? Era un full healing? Probabile. Huh. Ok. Non pensavo ci fossero anche queste. Cosa c'era qua che non potevo passare? Cash, ma mi aspettavo di più. Ok, dai che vorrei trovare almeno un'arma figa per me. O un'armatura figa. Ok, questo ci ricordiamo che era lo stesso tipo di passaggio dove avevamo iniziato. Qui vedo mostri più forti e più esperienza. Il che mi fa pensare che devo essere molto, molto cauto. E devo iniziare anche a spargere di più la mia curiosità con la manina nell'oscurità. Ok, ho fatto un livello. E questo ci piace. E niente qua? Lì c'è qualcuno. Ho visto per un istante... Dove sei, bastardo? Sei scappato? Probabile. Tu no! Eri nascosto! Perché è rimasto sovra schermo tutti quanti gli oggetti? Non so... Non so cosa stia succedendo, ma non è quello che sarebbe dovuto succedere. Aspetta che so tanti, ragazza. Non ci dovrebbe essere della trasparenza qua? Per permettermi di capire chi mi sta venendo a menare dietro l'angolo? Troppo comodo? Ok, uccidiamo questi qua e poi pensiamo al nostro level up. Mi sto mettendo in un punto brutto perché qui posso essere attaccato da dietro. Questi sono nuovi! I demoni capra! Oddio, quanta vita hanno! Stoico. Questi sono grossi. Allora, direi di puntare almeno così.
6-10, 7-11. Ok, il DPS è salito improvvisamente, si è impennato. Ma noi questi demoni capra gli facciamo davvero poco. Oh, ma questo era un vicolo cieco? Sì. Bene. Chissà, magari non è molto grande questo livello. Mi sto illudendo, vero? Vedete che quella cape continua sempre a farsi vedere? Io ho premuto spazio, alto, qualsiasi cosa, ma... Sì, qui aumentare il DPS è tutto. No! Lo sapevo! Oh... Questi sono grossi e c'era anche un'elite, mi sembra di aver visto. Forse non siamo pronti per questo livello, ma... Non... Oh, questo è pure veloce! Ed è ranged! E questo è grosso e avvelena? Aspetta, ti faccio uno scontro di DPS. Io mi curo, tu no. Vediamo. Mamma mia però, ragazzi. I have no room. I have no room, aspetta. Ma perché non posso, non posso equipaggiare nessuna di queste armi, cacchiarola. Probabilmente... Intanto iniziamo a rimetterci più cure addosso, maledizione. Identifichiamo qualcosa. Non era solo una di Identify, due. Ok, questo pure ci ha liberato un po' di spazio. Non che possiamo utilizzarlo in concreto per nulla. Ma ce lo abbiamo. Non ho idea di cosa convenga tenere tra una Small Axe e una Robe. Probabilmente la Small Axe? Non lo so. Non lo so. Allora... Quest'area, se è più forte, noi dovessimo sopravvivere, però... Mi fa pensare che potrebbe essere un buon luogo per fare velocemente dei livelli. Tutto sta a sopravvivere. Ah, la stanza finiva qua. Possiamo passare sulla lava? Ci fa danni da fuoco? No, è assolutamente da non passarci. Va bene. È un peccato qui non aver venduto oggetti o altro, però ehi. Purtroppo non ho visto scroll rapide per tornarsene a Tristram. Altrimenti lo farei molto più spesso per vendere. Attenzione. Tornati in una zona pericolosa. Con il clan della carne. Flash. Mi ha fatto il suono... Ah... Ha fatto il suono della quest, ma Poisoned Water Supply, vedi che c'è scritto qua. I'm glad I caught up to you in time. Our wells have become brackish and stagnant, and some of the townspeople have become ill drinking from them. Our reserves of fresh water are quickly running dry. I believe that there is a passage that leads to the springs that serve our town. Please find what has caused this calamity, or we all will surely perish. Allora, questa era l'area. E secondo me quello che l'ha causata è stato l'elite che abbiamo ucciso. Che era uno che faceva attacchi ranged avvelenati. Ma non ho avuto un passo avanti della quest. Forse perché devo tornare in città e parlare... Ah, guarda l'acqua. Ecco, quel suono era della quest. Ok. L'acqua si è purificata con l'uccisione di tutti i mostri. Perfetto, ok. Sono stato molto contento allora di aver e deciso di esplorare quest'area. Ora non tornerò in città. Tuttora, nonostante non si abbia spazio, al massimo sostituiremo oggetti magici più interessanti. Perché vorrei almeno arrivare a un waypoint nel terzo livello. Ma prima di questo volevo finire di esplorare il secondo livello per una mia completezza.
So che tecnicamente non serve ogni volta esplorare tutti i livelli, soprattutto perché vengono generati randomicamente e bla bla bla. Ma è un po' come sono fatto, quello è il problema. Sono proprio io storto così che sono curioso di vedere cosa c'è oltre. Magari ci stava il forziere che ci dava la leggendaria. Probabilmente no. Ma forse? Voi potete saperlo? Nessuno può saperlo. Anche se statisticamente. Qui si torna su a livello 1, che non abbiamo mai visto. Ah, chiaramente, perché noi siamo arrivati direttamente al secondo livello. Vuoto? Aia. Mi ha preso proprio in pieno. Mo, sai che ti dico? Che ti apro pure la porta io sto giro. Vieni qua, da papà. Credo che questo fosse davvero tutto. Mi manca solo questa stanza. Vuota, senza cose strane. Ok. E allora si scende. Subito davanti il fame. Quanto sono bastardi questi esplosivi? Chi ho colpito? Qualcuno che si è aperto. Mi sa che sono Hidden, esatto. Mi sapevano proprio da infami nascosti. L'arco si sta per rompere. Questa cosa è molto poco positiva. Non ho neanche un rimpiazzo. Ok. Andiamo più qui sulla sinistra. Ok. Questo sicuramente merita. Sostituiamo una staffa per l'altra. Peccato che non troviamo oggetti più interessanti così per noi da utilizzare. Qui già potremmo scendere, ma no. Non è così che funziona. Lì ci sono un mucchio di elite, vero? Ok, quello Skull Cap invece può essere per noi, ma dobbiamo iniziare a essere molto più attenti. Oh, ok, qui succedono cose. Qui succedono cose. Alt, indietro. Indietro. Non giochiamo, signori. Io non ho più identify, vero? Ok. Book of Dark Path. Quello pure potrebbe essere interessante, in realtà. Ha un suono che quantomeno non mi dispiace. Allora. È sempre roba da Magic, no, quello non se ne esce fuori, ok. Allora. Adesso non capisco perché mi rimane sempre attiva la roba, non... Ho sbagliato qualcosa. Sto premendo i vari F. In genere con Alt, tenendo premuto Alt, si dovevano vedere le cose. Con spazio si dovrebbero togliere tutte le... Boh, sì, single player beta. Un po' tardi per la beta, ragazzo. L'ultimo aggiornamento l'hai fatto nel 2014. Ma va bene. Sì, tu sei ottimo. Hai l'armor class schifosa, però confido prima o poi di riuscire a identificarti. Fatemi ricontrollare nel dubbio, perché magari scroll of healing. Ah, ce n'era una. Più 3 magic, resist fire e enhanced armor, che diventa armor class 2. Guarda, fai abbastanza schifo. Ma forse il tuo enhanced armor vale anche sul valore generico? Noi abbiamo armor class 28. No, ci scende di uno. La nostra resist al fire però sale incredibilmente. E
E questo affare tra l'altro non vale niente, quindi... Che sia così. Ce la prendiamo un po' come viene. C'era altro più giù? Credo di no in realtà, ma... Odierei lasciare la mappa qui senza che sia tutto quanto chiarito. In realtà il fatto che si veda sempre quello che è a terra per ora neanche mi dispiacerebbe per come sono fatto io, ma potrebbero generare situazioni un po' imbarazzanti, piene di... No, stai lontano. Ma perché ti sto dando... Mi si è rotto l'arco? Mi si è rotto l'arco? Faccio un danno. Questa cosa non va bene. No. Ok. Questa è morte certa se non siamo molto attenti. Niente. Volevo evitare di tornare in città, ma credo che ci stiano forzando un po' la mano. Ok.